Uomini e donne, salta il matrimonio dell'ex tronista per problemi di salute. Rosa Perrotta annulla il suo matrimonio con Pietro, la spiegazione dell'ex tronista di UED. Lunedì Rosa Perrotta si è recata a Pomeriggio 5 per parlare di nozze. Infatti nella seconda parte del rotocalco di Canale 5, Barbara D'Urso ha affrontato un argomento più leggero, ovvero i matrimoni. Durante il talk, però, l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una confessione che ha spiazzato tutti. Nello specifico la campana ha riferito che lei e Pietro Tartaglione per il momento non possono sposarsi. Per quale motivo? È stata la stessa Rosa a confidarlo a Lady Cologno. Ho avuto qualche problemino di placenta e fortunatamente si è sistemato, ma non sapevo come sarebbe andata e se qualora fosse poi diventata una patologia sarei dovuta restare gli ultimi 2 mesi a letto e non era il caso quindi affrontare un matrimonio in queste condizioni e... Una notizia che non ha fatto piacere a tutti i fan della ragazza che già se la immaginavano con l'abito nuziale. Ma non è finita qui, la Perrotta ha ironizzato anche su Pamela Prati e le nozze fantasma con l'imprenditore romano. Continua dopo la foto. Rosa Perrotta ironizza a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso scoppia a ridere. Ormai in ogni argomento che viene affrontato in televisione, sia serio che più leggero, viene sempre menzionato Marc Caltagirone. Ad esempio ieri Rosa Perrotta a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso, nel momento in cui ha annunciato lo stop del suo matrimonio con Pietro Tartaglione, l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto fare una battuta che ha lasciato tutti senza parole, dicendo: Sei pronta Barbara alla mia notizia shock? Non mi sposo più perché Pietro non esiste e il pancione è tutto frutto di roba virtuale e ti devi aggiornare Barbara e oggi ormai è così e... Battuta che è piaciuta moltissimo alla padrona di casa che è scoppiata a ridere replicando così. Abbiamo scoperto chi è Marc Caltagirone e lui è... È evidente che Lady Cologno e la sua opinionista hanno lanciato una frecciatina velenosa a Pamela Prati e alla vicenda che riguarda il finto Marc Caltagirone e le ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.